E io a quella partita, sebbene invitato, non ci sono andato perché supponevo che c'era un clima molto caldo. E con Fasano sono venuti tanti colleghi miei della Puglia, i quali si sono anche lamentati del comportamento dei tifosi di Acicatena e mi hanno telefonato. Io ho risposto, io sono locale e non ci sono andato. Voi vi siete fatti 700 chilometri per venire qua a tifare. Non lo ammetto. Quello, se vi hanno trattato male, peggio per voi. Acicatena ha lavorato bene. Il signor sindaco ha lavorato bene. Ha questo un polivalente molto bello che io mi auguro che col tempo anche il fondo campo diventerà bello, e poi anche, diciamo, quel pollaio centrale ma bello che è il bottino di Acicatena, dove sono successe tante battaglie, tante guerre, e l'Acicatena è stata sempre grande. Purtroppo è venuto ora un momento di rilascio, ma io penso che il sindaco sarà capace di riprendere questa Acicatena e portarla alle alte sfere come è stato alcuni anni fa. Il signor sindaco è in grado di racimolare. Non posso dimenticare che ho saputo anche che qualche imprenditore non di Acicatena ha portato anche del denaro ad Acicatena. Come mai? Boh, magia del signor sindaco. Dopo aver detto tutte queste cose, io vorrei parlare un po' anche, diciamo, del festeggiato odierno, Filippo La Spina. Chi è Filippo La Spina? Io circa 30 anni fa, 35 anni fa, non mi ricordo, ero presidente del comitato della Federazione Calcio di Acicatena, e un giorno mi hanno presentato un ragazzino che voleva venire a far parte del nostro comitato. E vabbè, facciamo l'entrata. Ma questo ragazzino si è portato avanti. Quando poi si è chiuso il comitato, ho visto che questo ragazzino, che già stava diventando adulto, era un po', voleva entrare a far parte di qualche cosa. E poi è entrato a fare il commissario. Da lì qualcuno ha scoperto le sue doti e l'ha portato addirittura a diventare commissario della Lega Nazionale Dilettante. Io sono andato qualche volta a vedere questo ragazzo per vedere come faceva e come si comportava a fare il commissario. E un giorno, soprattutto ad Acicatena, ho visto la sua, che devo dire, forza, verve nel decidere. Quando al 40esimo del primo tempo due squadre in campo se li stavano suonando di santa ragione. Quando è arrivato il 45esimo, ho visto che la benemerita arma dei carabinieri e quei vigili urbani che c'erano subito sul suggerimento di Filippo La Spina, commissario in quella gara, ha fatto in modo che le due squadre non uscissero dallo stesso posto, dal sottopassaggio, ma ho visto che una squadra è uscita da un lato e un'altra squadra è uscita dall'altro lato.
ha evitato sicuramente degli incidenti che si sarebbero verificati nel sottopassaggio. Complimenti. Complimenti. Con la sua forza, con il suo saper fare, addirittura questo Filippo La Spina è stato chiamato a Roma a fare per ben due volte, due anni consecutivi, la finale della Coppa Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Signori, non è di tutto fare due anni la finale della Coppa Italia Dilettanti Nazionale. E qualcuno ancora ha visto bene dopo. Voi pensate che da tre anni non ci sono avvicinamenti né tra commissari di campo né tra l'antidoping e niente, è stato tutto fermo. Ebbene, come si sono aperte le porte per fare salire qualcuno, per dare qualche posto in queste, diciamo, alte sfere del calcio nazionale, vedi caso, hanno cercato un giovane di ACI Catena e l'hanno chiamato al servizio antidoping del calcio di Serie A. Complimenti. Di avere detto tanto e tanto, vi ringrazio di avermi ascoltato, complimenti ed auguri al signor sindaco, a tutti voi e alla città di ACI Catena che ci ha ospitato. Grazie, consigliere Pippo Rossi. Dottor Rossi, dottor Pippo Rossi, chiedo scusa, chiamo la sua attenzione e pensa che noi a parlare prima, questo è stato un grande finale. Lei giustamente invitava prima il sottoscritto a far chiudere il presidente Morgana, sicuramente il presidente Morgana comprenderà il nostro desiderio, ecco, di far chiudere Pippo Rossi, che è un tutt'uno con Filippo La Spina e dovrà continuare ad essere così ancora per lunghi anni. Intanto chiamo Filippo La Spina con il vostro applauso, perché questo. Intanto buonasera a tutti, alle autorità sanitarie, alle autorità sportive, al nostro sindaco e a tutti quelli che stasera mi stanno rendendo onore con la loro presenza. Cosa devo dire? Qua mi sembra che il sindaco ha detto tutto. Non c'è nulla da aggiungere, caro sindaco. Intanto quando io vado a fare le partite, la prima cosa che mi chiedo, mi dicono: lei dove? Io dico di ACI Catena. Ma è un buon essere. Quindi, e chiaramente sempre mi chiedono, ma ACI Catena, ma cosa c'è di importante? Io dico, come c'è il sindaco, veramente. Però sicuramente ancora una volta uscirò nel Comitato Nazionale e il mio pensiero va sempre ad ACI Catena, perché io sono di Catena, sono, ha detto bene il sindaco, sono figlio di questa città. Un ringraziamento a tutti e non lo so, speriamo altri traguardi. Un'ultima cosa che mi auguro è, approfitto della presenza del presidente Morgani, bisogna. Oggi la Cicatena si trova in terza categoria, malgrado che ha avuto dei passi importanti. Speriamo che questa squadra si riporti avanti. Ho chiamato lui per pagare la tasca, giustamente. Allora, detto, bisogna no, io volevo pagare 16 mila euro in tasca, però mi è stato detto basta. Io pur di non perdere la società, anche in tre soluzioni.
No, io volevo uscire. Quindi, caro Presidente, adesso... Quindi, caro Presidente Morgani, adesso non so dico perché devo partire. Quindi, vediamo per gli anni a venire se praticamente... Saremo pronti a dare una mano. Grazie.